Joshua è nato in Nigeria nel 2010, è stato adottato all'età di 3 mesi, è stato operato il bambino Gesù all'età di 11 mesi e da lì piano piano andiamo avanti per sistemare la labio palato schisi con la quale è nato. Durante il nostro percorso abbiamo, sia io che mio marito, abbiamo sentito l'esigenza di un supporto da parte di altri genitori che ci erano già passati. Io la prima volta che partecipo a un evento del genere, chi si trova già in questo percorso, chi lo intraprende, diciamo, ho visto bambini molto piccoli, quindi anche chi lo intraprende per la prima volta inizia a capire come si può affrontare questa patologia, come si può affrontare con serenità. Noi veniamo da fuori Roma, la bambina ha 11 anni, dalla nascita veniamo qua, ci sentiamo protetti. Sara, quando mi è nata 10 anni fa, siamo venuti qui al Bambin Gesù e ci hanno diagnosticato una displasia frontonasale con naso bifido. Da lì è iniziato il nostro percorso, la displasia, cioè la distanza degli occhi era abbastanza accentuata e doveva subire un intervento. È difficile spiegare veramente la sensazione che si prova a vedere rinascere una bambina, perché per noi il 25 gennaio è stata una rinascita di Sara, in quanto da una bambina che non aveva il naso si è creato il nasino, si sono riavvicinati gli occhi e rivedere un sorriso. Ci ha ridato una bambina stupenda per noi e sta seguendo adesso un suo percorso che ci porterà alla vita migliore per lei. Per noi la nostra bambina è speciale.